tutti, sono Isaac 2695 e appunto le sorprese non erano finite, in questo modo è pieno di sorprese. Vabbè, qui non ho parlato per vostra fortuna, però adesso parlo insieme a Shadow. Vabbè, facciamo questo livello e lui commenterà il gioco visto che lo conosce al 100%. No dai, vabbè, almeno capisce qualcosa. Ma come si crea? Allora, ecco, lagga appunto perché sto facendo live con Skype acceso, molto divertente. Vabbè, in pratica, se tu non hai, dovresti, qual era il livello che aveva l'orsetto anche, il livello 6, 7, quello 8, nell'altro mondo, mi sembra. Sì, sì, l'8 se non sbaglio, guarda che belle orche qua. Questo è un po' più difficile, però il bello che è rallentato, quindi mi trovo bene. Grazie Shadow, mi fai lagare. Prego. Quindi senza morire forse ce la faccio. Vabbè, Shadow, hai qualcosa da dire? Anche se hai già detto tutto quanto? Beh, io Crash non lo conosco tanto bene, quindi ti dico che te lo consiglio. Sto cercando di conoscerlo un po'. No, ma è bello come gioco. Perché il bello è che per la PlayStation 1 e per la PlayStation 1 nessuno si aspettava. Cioè, non. Cioè, per la PlayStation 1 sono i giochi che io ci giocavo da piccolo e mi piacevano molto. No! Vabbè, moriamo. Vabbè, te lo consiglio, scaricati un emulatore col gioco, perché se hai un joystick per il computer, ti consiglio di giocarci, che è bello. Tutti e tre. No, l'uno no, il tre sì. Però... Due? Il due sì, è bello. Stai vedendo il due, Vanone? Vabbè. No, beh sì. Guarda che bel ghiacciolo a forma di D. Ok, il livello dovrebbe... quasi finire tra poco, dove stare per finire. Vale. Ma che senso ha fare così? Cioè, tirare su e giù quelle specie di cose non ha senso, vero? Boh, forse si sono stupiti che il ghiaccio non si scioglieva come l'acqua, quindi... Ma non è ghiaccio, sono pezzi di metallo, blocchi. Vabbè, dai. Io vedo che è ghiaccio. Vabbè. No, guarda, abbiamo finito il livello, che bel volo. Naturalmente, grazie a Shadow, questo non sarà, non è la fine del livello questo. Adesso Shadow dice, no, ma va in Cina. Non è questa la fine, infatti non facciamo come sempre, ma andiamo nel livello segreto. Che se nessuno se n'è accorto è da questa parte. Vai. Olè. Livello segreto. Questo non te lo aspettavi, vero? Mi sembrava semplice piattaforma di ghiaccio, non è che... Non è messa lì a caso. Ecco, adesso le gemme partono, la danzetta non gliela faccio fare, e andiamo in questo livello. Adesso, Shadow, sei l'unico che... il secondo che ha commentato due livelli invece che uno. Appunto, avete presente il livello dell'acqua, che non eravamo riusciti a fare la gemma perché mancavano una sessantina di scatole? Bene, le scatole sono qui appunto, sono queste qui, le scatole, le famose 60 scatole che dobbiamo prendere. E quindi Shadow, se non ti annoio, prova a descrivere un po' questo bel livellino. Come ti sembra? Facile, difficile, facile, difficile? Beh, non so, dovrebbe essere abbastanza difficile... tenendo conto che Isaac lagga, quindi andrebbe un po' più lento. Allora è più facile se vado più lento, perché riesco a capirmi meglio, però cioè, è comunque difficile perché i comandi arrivano un po' dopo, perché appunto lagga. È strano, lagga di connessione anche se non c'è connessione. Vabbè, no, il gioco è difficile, abbastanza sì. Se a te piace... se a te piacciono i giochi difficili, appunto, te lo riconsiglio ancora, perché... cioè, ma... la cosa che mi stupisce è che non hai giocato a nessun gioco con la PlayStation, per la PlayStation 1, vero? No, giocare... sì, ma... cioè, non è che proprio...
avevo un gioco per la PlayStation 1, ma magari con degli amici che hanno portato dei giochi. Sì. Se ma quindi tu non conoscevi, cioè non conoscevi questi giochi qua, cioè questi qui erano i migliori. Cioè, con la Crash Bandicoot 1, 2, 3 no, però mi sembra c'era anche un giochino di gare di sì, Crash. Sì, quello lì, sì. Ho giocato a quello un po' di partite con gli amici e basta. No, ma è... Sì, quel gioco sì è bello, però si allontana un po' da questi tipi di Crash con il percorso da fare. Ecco, questo livello l'abbiamo già fatto questo, e quindi lo sappiamo già a memoria. Però dai, E dimmi una cosa, come ti sembra Crash visto dalla condivisione schermo di Skype? Non lo so, sembra che usa il teletrasporto invece di camminare normalmente. Sì, Crash del futuro. Beh no dai, stiamo sul serio. E questo è uno dei livelli più difficili per prendere la gemma, appunto perché è molto lungo, bisogna fare il percorso di prima più il percorso di adesso, eccetera eccetera, quindi non conviene. Credici, salto qua sopra? Non te lo consiglio. Saltato perché vedi il teschietto. ho fatto la stessa fine, porca miseria, lol. Per poco. Vabbè, qua non ho intenzione di farmi... facciamo così. Perché poi vedi questi salti lunghissimi, sono difficili da fare perché devi premere cerchio e X quasi contemporaneamente per fare una scivolata e subito dopo il salto, così fai il salto più alto e questa cosa è un po' difficile. Ah, ok. Quindi per farti capire che la difficoltà c'è. Poi ci sono le farfalline che fanno fatica a stare in volo e quindi non ti permettono di giocare. Beh no, se non hai mai giocato a sto gioco, cioè, provalo. Tanto non è che pesa molto, anche 150, 200 mega, 300, roba del genere. Dopo, non so, quello delle macchinine dovrebbe pesare più di tutti. E vai, olè. Vabbè, poi non riesco a capire, perché sprofonda? Dai, sei stato in piedi fino adesso, sprofondi adesso, stupido motoscapolano, è molto schifo. Vabbè, il livello è finito con la gemma e stavolta è finito sul serio, quindi puoi anche salutare i tuoi 400 iscritti uno alla volta. Ok, dico un ciao solo che vale per tutti, perché se no ci sto fino a mezzanotte qui. Ciao a tutti, ringrazio Isaac per avermi messo in questo video. Basta, iscrivetevi al canale di Isaac, iscrivetevi anche al mio se volete. Forse sì. Isaac metterà nella... Non vi preoccupate, metto tutti quanti i canali nelle descrizioni. Ok. Perché altrimenti sono sconosciuti in pratica. Cioè dice ciao sono Shadow e dopo non metto il canale, è sconosciuto, non esiste su YouTube, capito? Cioè sarebbe stupido fare una roba del genere. Poi certo, appunto, volevo chiederti un'altra cosa. Qui ci saresti a fare un altro dual commentary qua? Non so, penso di sì. Beh, non ti preoccupare, ci sarà anche un'altra sorpresa. Anzi, no, te l'ho già detta la sorpresa, però ai miei iscritti non l'ho detta, vabbè. E rispondo anche a una domanda che mi ha fatto un certo, non mi ricordo il nome. Se continuo a fare le recensioni dopo aver fatto questi video di Crash? Sì, continuo a farle. Continuo a farle, ma... infatti adesso ne sto già preparando un po', però le faccio... ne faccio una o due al mese quando sto facendo Crash, però continuerò a fare una alla settimana appunto quando finirò con Crash. Detto questo, io e Shadow vi salutiamo. Shadow saluta prima te, così facciamo un saluto. Ok, ciao a tutti e al prossimo video di Crash. Mi hai fregato, saluto.